Salve a tutti e bentornati su Super Mario Bros. Wonder. Nello scorso episodio dovremmo aver completato al 100% il mondo 1, spero di averlo effettivamente completato al 100%, e quest'oggi ci troviamo nell'arcipelago di fiori per raggiungere il mondo 2. E sì, siamo con Luigi e cominceremo con la casa di Poplin Pescatore. Quel tipaccio ha spaventato tutti i pesci. Come posso pescare e rilassarmi con lui nei paraggi? Ah, che guaio, dobbiamo aiutarti. Niente paura, faremo tutto quel che possiamo che per allontanare Bowser. Perché non riesco a leggere? Devo leggere con più calma. Se ci riusciamo i pesci torneranno. Davvero? Pensate che funzionerà? Oh, al solo pensiero mi sento rifiorire. Aspettate, posso darvi una cosa per aiutarvi. È un seme meraviglia, l'ho pescato tanto tempo fa. I semi meraviglia sono molto belli, in ogni mondo hanno un colore diverso. Vai, prendi pure! Come lune in Mario Odyssey, sostanzialmente. Ok. Hai ottenuto un seme meraviglia. E siamo qui. Ok, quindi è... questo è il mondo 2. No, questo è solo il arcipelago dei fiori, non è il mondo 2. Ok, va bene, allora direi che per Luigi possiamo sempre... cioè, per l'arcipelago dei fiori possiamo sempre usare Luigi. Potremmo provare a fare così. Oppure Toretto, non lo so. Intanto cominciamo con Luigi. Sempre allerta con gli sfondaloni. Ah, qua mi serve... ok, sì, me ne servono due, però non ne ho nessuno, giustamente, perché sono appena entrato nel mondo. Ok. Sfondaloni si chiamano, eh? Quei cosi che hanno due occhi da una parte... cioè, insomma, hanno la bocca al contrario. Ah, non ho controllato. Le pali di fuoco come funzionano? Sono come in... nei giochi... no, non sono come nei giochi vecchi. Letteralmente... continuano ad andare imperterriti in acqua, anche se... no, no! Fatti sconfiggere. Ok, non posso sconfiggerti, peccato. Ok, allora entriamo e basta. Pesci. Ah, e sui pesci posso saltarci finalmente. Finalmente. Era troppo fastidioso non poter saltare sopra i pesci. E questi cosi sono tipo... immagino, da quanto ho capito, delle sorte di... marghi bruchi subacquei, più o meno. Va bene, adesso occhio a questo pesce. E ok, via. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi e uscire di qui. Ok, benissimo. Il fio di fuoco ancora non lo prendo perché perché no. Ma dopo, in caso perda tutti i power up, lo prenderò. Qualcosa mi dice che devo andare qua sopra. Ok, sì, era abbastanza logico. E c'è un'altra di queste monete, bene. Dimmi che è la seconda, per favore. Sì, benissimo, è la seconda. E qua ci sono due semi meraviglie, che significa che ci sarà con ogni probabilità un... coso, un... come si chiama? Un fiore wonder, un fiore meraviglia. Allora, se suggerisci questi... no, che non puoi suggerire questi, se troppo debole, grazie mille. Allora, via. Non è successo assolutamente niente, benissimo. Ci piace star qui, ondeggiando su e giù, in fondo al mare. Ok, sì, era... credo che fosse un riferimento obbligato. Va bene, allora, direi adesso di sconfiggere lui. Questo però c'è qualcosa? Oh! Ok, questo coso ho idea che mi condurrà in un posto nuovo. Quindi esistono anche queste piante che vanno al contrario, sembra. Ok, prendiamo questo, benissimo. E... ah, devo scendere per prenderli. Ok, dimmi che riesco a prenderli tutti. No, se veramente ne manca solamente uno è triste. Dai, l'avevo quasi presa, peccato. Comunque non danno mai troppe cose. Cioè, non dà mai troppe ricompense prendere quei cosi. Ok, via tutti. E... ok, benissimo. Adesso devo trovare il seme meraviglia. E se dovessi sconfiggere tutti questi tizi? È possibile? È possibile.
Non ne sono sicuro, però a questo punto voglio provare. Quindi vai, no. Dai, per poco. Allora, per lui manca solo un colpo, immagino. Sì. E dai. Non è servito a niente. Ok, ci ho provato. Peccato, ma perlomeno ci ho provato. Questo coso. Allora, ho un dubbio. Come faccio a rompere questo coso? Di qua non posso farlo. Quindi vai, magari così. No. Allora non saprei. E se venissi qua, tipo? No, va bene, non importa. Non ho idea di come farlo. Forse tornando indietro dopo potrò. In ogni caso, forse mi converrebbe sconfiggere questo pesce. Ok, non uscirà mai, benissimo. Allora, qua dentro? Oh! Ok, sono comparsi dei blocchi. Questo coso è grande. Questo coso è un po' troppo grande, forse. E devo andare qua sotto. Ok. Ah, devo proprio seguire lui. Va bene, bello, mi piace. Quindi prendiamo questo qui. È come il livello dei Koopa che abbiamo visto ieri. Se gli successi tipo quella cosa. Ok, sì, benissimo. Ha distrutto completamente queste cose. Non abbiamo un tempo, per fortuna. Oh no. Mamma mia, per un pelo. Vorrei vedere che cosa c'è qua dentro. Ah, niente, solo monete. Ok, allora forse non mi conviene troppo. Allora, lui mi fa molta paura. Però forse mi distrutto una piattaforma che mi serviva benissimo. Quindi adesso vieni qua fuori. No, 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 no. Aia. Vabbè, perlomeno non mi mangia. Quindi non mi lamento. Vieni qua. E adesso via immediatamente. Ok. E manca solamente questo fiore che abbiamo appena preso. Ok. Hai tenuto un seme meraviglia. E tu dici qualcos'altro? Ah. Ok, sì, quindi cambiano dialogo a seconda del fatto che siamo con questo o no. E con questo ovviamente intendo l'effetto del fiore Wonder. Ok, grazie per le monete. E abbiamo preso tutto? Sì, abbiamo preso tutto perché l'altro ce lo dà prendendo la cima della bandiera. Cioè no, semplicemente arrivando alla fine in realtà. Ok, allora occhio a lui e fine. Ah, comunque sì, confermo che la nuova voce di Mario Luigi è di Kevin Afghani. Quindi, nice. Peccato per Charles Martinet, che sarei stato molto curioso di sentire la sua voce qui. Ma, comunque, si sta volendo la meritata pensione. Ok. Oddio, penso. Non so se è esattamente una pensione, vabbè. Qualunque cosa sia. Allora, dammi questo intanto, grazie. E le sfide ricordo che cominciano sempre con... Ah! Ah, ok, allora. Allora, corri. Ah, non mi schiacciano, ok, almeno questo è buono. Devo fare in fretta a raggiungere quei cosi, ho idea. Quindi vai, li so per raggiungere. Dai, e il primo l'ho quasi raggiunto. Ok, immagino di dover sfruttare un sacco le scorciatoie che ho a disposizione. Quindi anche il secondo lo sto per raggiungere. Dai. Non sapevo che saresti andato di qua. E se vado dritto dovrei essere avvantaggiato perché le curve portano via più tempo. Dai. Ok, secondo l'ho preso. E allora, no, che devo continuare a premere. Speravo che non fosse necessario. Ok, uno ha mancato, pazienza. Adesso rientreremo e prenderemo anche quello. Va bene, carino comunque. Non è il migliore che abbia visto finora come sfida, però comunque ci sta.
Nice. Ok, adesso possiamo liberare questa parte sopra. Ok, ben fatto. E abbiamo pure ricevuto in dono la spilla che ho usato. Se vuoi provarla subito, posso indossarla. No. Ma devo rientrare qua per fare più in fretta. Allora, recentemente ho visto anche che posso usare ZR per fare. Ok, sì. Per fare l'effetto della spilla. Il che è più comodo perché mi trovo decisamente più comodo a premere il tasto ZR rispetto ad R normale. Quindi devo correre un sacco se voglio riuscire a raggiungerli il prima possibile. E una l'ho già presa bene. Adesso la prossima la prendo tra poco, anche se non serve in realtà. Ma comunque vado qua in basso. E adesso sto qua sulla destra, perché sulla destra abbiamo visto che c'è una piccola scorciatoia, ovvero questa. Ti prego, dimmi che ce la faccio. Per favore. Dai, manca poco. E sì, ok. Benissimo, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, abbiamo finito il livello al 100%. E possiamo uscire. Prendiamo nuovamente questo qui. Quanto è comodo poter usare ZR per fare la schiacciata anche qui. E fine. Ti piace usare quella spilla, eh? Vuoi che ne indossi? No, te l'ho detto, grazie. E adesso liberiamo lo spazio da questa pianta. Ok, la grotta costiera di Cormoladri. Ok. Aspetta, forse qua però mi converrebbe. In questo specifico livello, se è ambientato nell'acqua. Ok, da sopra non posso arrivarci, va bene. Ma qua c'è una cosa interessante. Come arrivo a quella cosa interessante però? Con un tubo rosso. Ok, devo tenere d'occhio i tubi rossi che vedo. Allora, dammi tutto quello che c'è qui. Grazie. E questi sono Koopa acquatici, letteralmente. Almeno lo sembrano. Non credo che lo siano per la precisione, però. Ah, vero, mi ero dimenticato questa cosa. Bellissimo, bellissimo. Posso finalmente ritirarli in alto dopo Super Mario World, praticamente. Sì, canonicamente sì. Poi c'era anche, vabbè, chiaramente Super Mario Maker 2. Però quello non lo considero un titolo canonico. Nice, ok, non pensavo di poter arrivare qua sopra. Va bene, allora direi di fare così. Ho mancato un sacco di niente. Pazienza. Allora, se posso entrare in questo tubo rosso. Non posso entrare in questo tubo rosso, vero? No, non posso entrare in questo tubo rosso, peccato. Posso anche distruggere i blocchi così. Ok, molto comodo. Lì c'è un porco puffer. No, non è un porco puffer quello. Com'è che si chiamava lui? Non lo so, non mi ricordo, cavolo. Però. Aia, non posso sconfiggerlo. Wow, grazie. Grazie di avermelo detto subito. Potrebbe essere questo il tubo rosso. Ok, per fortuna questo. Grazie. Il tubo. Davvero? Davvero? Grazie. Lo apprezzo. Grazie mille. Va bene, riproviamoci. Allora. Aia, però non è possibile perdere vita così facilmente, dai. Non penso che poter. Ah, potevo entrare già qua? Ah, quindi avevo mancato più indietro. Va bene, allora ho fatto bene a ricominciare il livello. Ho provato a guardare su Wikipedia per. Wikipedia, quello che è. Io dico un po' entrambi, in realtà Wikipedia credo che sarebbe più tecnicamente corretto, visto che
Per esempio, l'enciclopedia è enciclopedia, non enciclopedia, però magari per la pronuncia inglese ha più senso Wikipedia. Non lo so, non è neanche inerente a quello che sto dicendo adesso. Quello che sto dicendo adesso è che... cosa sto dicendo? Ah sì, che non ho trovato chi è il doppiatore dei fiori, purtroppo. Però devo continuare a fare ricerche perché voglio saperlo. Ok, occhio a lui, bene. E adesso possiamo entrare qua dentro. Dove c'è? Ok, ci sono altri di questi tizi. Posso sconfiggervi almeno così? Sì, ok, così posso sconfiggervi. Allora, dimmi che non te ne vai. Ok, bene. Sconfiggiamo anche lui, tanto per... E... preso. Il secondo, benissimo, non ho mancato ancora niente. Quantissimi wonder ci sono qui, in effetti, non ho guardato. Solo due, ok, va bene. È normale. Ce ne sono mai stati tre? Ah sì, ce ne erano stati tre nei livelli in cui c'è l'uscita segreta, perché mi aveva dato anche quello dell'uscita segreta. Di fiore meraviglia, cioè di semi meraviglia in realtà. Ok, allora quando vedrò tre semi vorrà dire che molto probabilmente ci sarà un'uscita segreta. Il che è anche comodo da sapere in effetti. Adesso andiamo di qua, perché ho idea che ci sia qualcosa di più interessante. Vero? Per esempio qui. Qui? Non ho capito. Aspetta. Per forza c'è qualcosa. Che senso avrebbe se non ci fosse qualcosa? Un secondo. Allora, proviamo a tornare qua. Non lo so, tipo qui magari. Boh. Boh, no, ok, non sembra esserci niente. Strano. Molto strano. Vabbè, pazienza. Non ha troppa importanza. Qua dentro posso entrare? Forse posso entrare. No, non posso entrare, ok. Fa niente. Questi blocchi ciambella. Ah, ok, allora ha senso. Questi blocchi ciambella sono molto più simili a quelli di 3D World, più che quelli della serie New, più che altro per il fatto che... Ah, ok, allora si serviva qualcosa. E... ah, l'acqua e l'aria si sono invertite, è geniale. Vorrei provare a fare... Oh no. Ok, funzionava anche così a quanto pare. Va bene, allora occhio a loro. Qua immagino di cadere per sempre. E... ok. Questi quasi... no, questi quasi non fanno cadere le piattaforme. Va bene. Ora, qua c'è questo. E ok. Mi manca però un tassello, ovvero il tassello chiamato... oh, no. Ok. Il tassello chiamato seme meraviglia. Forse me lo dà qua. Su. Ah. Ok, su che cosa c'è? Lo vediamo subito. Oh cavolo, allora occhio loro. Se entrassi qua? Non posso entrare qua, va bene. Allora, mi fanno molta paura questi cosi. Bene. Vabbè. Ne, non va bene, stavo scherzando. E qua che cosa... che cosa è cambiato qui? Non lo so. Forse il getto di acqua, cioè di aria, va più forte. Molto probabile. Qua sopra. Di qua. Ok. Allora. Ah, eccolo qua. Non era neanche difficile da trovare, in effetti. È tenuto un seme meraviglia. E ho preso tutto. Sì, ho preso tutto. Allora. Hai fatto una doccia. Allora, dipende dal punto di vista. Letteralmente l'acqua era sopra di me. Quindi, boh, ero io ad entrarci nell'acqua che colpiva me. Quindi, ripeto, dipende dal punto di vista. Ok. No, lui ce l'ha anche chiusi. Non posso usarlo come miniatura. Benissimo, allora, quanto ci manca qui? Oh.
Oi oi, che paura ho avuto. Di solito me ne sto ben alla larga dagli uccelli. Ah beh, ha senso in effetti. Ora ho proprio bisogno di una pausa. Mi distrarrò con un po' di shopping. Ho sentito che vendono una spilla rivela blocchi all'emporio di Poplin più avanti. Potrebbe farci comodo, ok. Ah, è blocchi punto interrogativo, non blocchi detto con esclamazionis, bene. E ricorda che quando vuoi puoi cambiare. Non sono dislessico. Non credo di esserlo perlomeno. E ricorda che quando vuoi cambiare spilla non devi fare altro che premere R e scegliere quella che preferisci. Ok. Di nuovo, il problema è sempre che leggo troppo in fretta. Allora, sarebbe molto comodo poter vedere la mappa in questo momento. Quanti livelli ci sono? Non ho modo di saperlo. Bene. Ok, oggi potremmo finire volendo questa parte della baia. Baia arcipelago, mi pare arcipelago, ma non importa. Ha un fantastico articolo legato ai blocchi punto interrogativo. Punto esclamativo, vi interessa? E imparo i poplin, di tutto e di più. Ok, sì, questo mi interessa decisamente. E anche questo. E anche questo, volendo, sì. E... Toretti in posa, ok, va bene. Non ho mai usato una sagoma, non so neanche come si usino in effetti. Volete usare una spilla diversa? Sì, prendiamo questa. Alla prossima. Quella è la mia battuta. Va bene, non importa. Scalata al nido degli sparabecchi. Ah, so che cosa sono gli sparabecchi. Se non ho visti nei trailer sono dei nemici con una con un concetto molto molto carino in effetti. Allora, in pratica, sì, esattamente, loro sputano il loro becco e il loro becco crea una piattaforma. Qua sopra? Ah, non c'è niente di che. A parte un piccolo spoiler, che da questa parte c'è una cosa che ci serve. Ok, allora. Sì, posso arrivarci benissimo anche così. Ah, potevo comunque arrivarci grazie a lui. Va bene, grazie comunque per il tuo sostegno. Sì, non posso darti torto. Allora, potrei aver fatto un errore. Ah no, respawnano, ok. Vai. E vai. Lì dentro che cosa c'è? Ah, monete. Grazie. E basta. Ok. Adesso facciamo così, spara ancora. Bravo. E non hai fatto niente. Ok, allora. Aia. Va bene, almeno continuano ad andare avanti quando mi hanno colpito e non si bloccano. Ok. Adesso. Allora, questa cosa è interessante. Ma sapevo che qua ci doveva essere qualcosa. A quanto pare si possono anche disattivare i fiori dalle impostazioni, ma non voglio farlo, mi stanno simpatici. E poi rendono un po' più viva tutta l'atmosfera. Oh, il power up delle bolle. Ok, vai. Praticamente è lo stesso identico concetto dello Yoshi, del baby Yoshi blu in New Super Mario Bros. U Deluxe. Con l'unica differenza che qua siamo noi a sparare le bolle e non loro. Ok. Questo è bello. Questo mi è piaciuto. Ho perso il... Oh, grazie. Meno male che avevo Luigi. Ho perso il power up. Allora, sì, è giusto giocare con Luigi. A meno che queste cose non compaiono sempre. Ok, occhio. E... Bene. Allora, vai. Non c'è niente. Mi mancano... Ok, sì, c'è un fiore wonder qui. Bene, questo me lo tengo in inventario per sicurezza. Non so dove sia il fiore wonder, però. Allora, vai così. No, vai così. Ah, eccolo. Quindi... Ah, ok, sono proprio bolle, bellissimo. Mamma mia, meno male che non me l'ha sostituito. Per un attimo ho visto il fungo andare verso l'alto e mi sono spaventato. Tra l'altro, questi cosi ci fanno rimbalzare solamente se ci passiamo da sopra. Geniale, comodissimo, bellissimo. E seme meraviglia ottenuto. Ok.
Allora, adesso ho un po' di paura. Cosa c'è qua? Ah, un sacco di monete, grazie. L'aria sembra più pulita adesso. Vero, perché le bolle tecnicamente dovrebbero fertilizzare tantissimo. Come si dice? Igienizzare l'aria, diciamo. Ok, e adesso con le nostre 5, anzi con i nostri 5 semi meraviglia possiamo sbloccare l'accesso verso il mondo 2, che non mi ricordo come si chiami. Ma lo vedremo tra pochissimo. Monte Puff Puff. Ma ci andremo nel prossimo episodio, di qua non posso neanche andarci, ha molto senso. Quindi sì, nella prossima parte andremo al Monte Puff Puff. Quindi sì, alla prossima, non posso stare su qua, peccato. Va bene, ripeto, quindi sì, alla prossima.